Insomma, abbiamo visto un Pescara che ha fatto una partita sporca, una partita maschia, una partita che ovviamente ha vinto anche con un po' col cuore. Un gol, secondo me, regolarissimo, annullato, l'altro per fortuna ve l'hanno dato, ma soprattutto c'è un dato che balza all'occhio, che questa squadra finalmente potrebbe aver trovato la giusta dimensione, ma soprattutto che non subisce gol da 3 partite, da 3 partite che ha preso soltanto un gol, praticamente per il Pescara questa è una grandissima notizia. Questa sarà la squadra dalla quale lei ripartirà. Ah, questa è la squadra che sta lavorando tanto, sta lavorando bene. Stiamo cercando di capire e di coinvolgere quanti più giocatori possibili. Ognuno deve mettersi a disposizione dell'altro, lo stanno facendo. È una squadra che ha spirito, che ha voglia di tirarsi fuori da questa situazione. E quindi i complimenti vanno fatti a loro, ma sostanzialmente, insomma, non abbiamo fatto niente. Dobbiamo continuare a lavorare come i ragazzi stanno facendo con grande dedizione. E guardare avanti. Ecco, buonasera, buonasera Grassadoria. Un Pescara assolutamente gagliardo. Oggi erano importanti i duelli, le seconde palle. Insomma, il Pescara in partita sotto questo profilo. Un grande spirito. Io ho sempre detto che questa squadra deve rimanere in partita sino alla fine, non deve subire gol e provare a vincerla. Oggi ci è riuscito. Sì, ma insomma, stiamo lavorando su quello. È chiaro, ripeto che c'è tantissimo da fare, ogni giorno cerchiamo di mettere qualcosina di nuovo, anche andando incontro a degli errori, ma questa squadra sa che deve ottimizzare i giorni di allenamento, deve ottimizzare i video che per noi sono fondamentali, ci rivolgiamo molto perché dico sempre ai ragazzi che una seduta video equivale a 10 allenamenti e quindi stanno facendo tutto con grande abnegazione e soprattutto saper soffrire, insomma, dobbiamo stringerci le mani, combattere, e migliorare poi quella che è la fase di possesso palla. Ma stiamo cercando di avere un'identità, stiamo cercando di determinare noi le partite. Abbiamo affrontato oggi una squadra molto forte che gioca insieme da tempo, che ha meccanismi importanti e la squadra ha reagito bene. Però ripeto, mettiamola da parte e pensiamo già domani a fare un buon allenamento. Buonasera mister Costantini TV6, ma l'aveva immaginata così la partita con questo forcing finale? Il cross lo ha fatto Scognamiglio, che è uno dei centrali, ha fatto un cross meraviglioso, ma era ai 25 metri, quindi insomma la squadra lì si è alzata, ha cercato di vincerla. Sì, ma stiamo cercando di lavorare sulla mentalità, sull'autostima, sul sapere quello che bisogna fare in mezzo al campo senza paura. È chiaro che la posizione di classifica condiziona, però voglio che i giocatori giochino liberi, sereni. Io ho detto prima della partita, è una partita di calcio, bisogna divertirsi. I giocatori sanno quello che devono fare, si applicano e soprattutto hanno spirito, hanno voglia di tirarsi fuori, hanno voglia di emergere. Siamo il Pescara, come dico sempre, dobbiamo rispettare tutti, ma dobbiamo imparare a farci rispettare anche noi. Mister, buonasera, Orlando D'Angelo, il messaggero. Scusi se sono al buio, senza telecamera. Aver giocato con due attaccanti di ruolo, Odgaard più Giannetti, ha dato dei vantaggi, è stata anche una svolta questa nel miglioramento dello sviluppo del gioco. Tra l'altro la presenza di Giannetti ha fatto bene ad Odgaard e ha fatto bene probabilmente anche al resto della squadra perché lui già si era visto con il Lecce, insomma, ai movimenti della punta che vi servono, no? Per allungare, per attaccare, per andare in profondità. È un'altra storia quando gioca con una punta centrale che fa la punta. Sì, ma voglio dire anche l'inserimento di un giocatore di qualità, prima Maestro, poi Machin. È chiaro che, come dicevo poc'anzi, questa squadra deve trovare equilibrio. I ragazzi stanno lavorando tanto. Oggi abbiamo inserito un giocatore un po' più di qualità perché, appunto, attraverso i tanti video, attraverso il tanto lavoro, oggi eravamo in grado di fare questo tipo di partita. Dovrà essere così fino alla fine, insomma, una squadra che abbia la voglia di imporre il proprio gioco, che sappia soffrire, che capisca i punti deboli degli avversari, i punti forti e soprattutto questa grande coesione che si sta creando e deve crearsi per creare insomma i presupposti, al di là di chi giochi, bisogna farsi trovare pronti e sfruttare l'occasione. Buonasera mister Valerio De Carolis, forzapescara.com. Io ritengo che dal suo arrivo
questo Pescara abbia una mentalità completamente diversa rispetto al suo ultimo predecessore che aveva il freno a mano tirato. Invece lei finalmente, perché è vero, non è una grande squadra di qualità, però comunque questo è un Pescara che gioca, inizia a giocare al calcio, che cerca molto di più i quinti, che gioca spesso col portiere, anche a volte forzando la giocata. Però noto, mi corregga se sbaglio mister, la pressione degli attaccanti sul primo possesso degli avversari, quella manca un po' forse. È questa la cosa da migliorare per avere un possesso palla maggiore di qualità in fase offensiva? Grazie mister. Ma io penso che le case si costruiscono dalle fondamenta. È chiaro che oggi vorremmo farlo, vorremmo essere più aggressivi, ma bisogna lavorarci sopra e trovare i meccanismi giusti, leggere le situazioni. E quindi sappiamo insomma che oggi dobbiamo giocare in un certo modo per essere più compatti, però ripeto, fino a questo momento il merito è totalmente dei ragazzi, perché veramente insomma stanno cercando di darmi tutto quello che hanno. Qualcuno magari è un po' indietro da un punto di vista tattico, da un punto di vista fisico, ma stanno spingendo insomma, devono alzare i giri del motore e soprattutto capire chi affrontiamo, come affrontarlo. Loro stanno veramente mettendoci tutto quello che hanno. Non abbiamo fatto niente, il campionato è ancora lunghissimo e bisogna lavorare tanto. Mister, buonasera. Francesco Paolo Salviani del Pino News. Ecco, non abbiamo fatto niente, però questa può essere la vittoria che accende il cosiddetto fuoco. E in ultimo le chiedo quanto questo successo è merito della sana rabbia e quanto invece dei discorsi tecnico-tattici. Principalmente della sana rabbia, poi ripeto, in settimana cerchiamo di mettere dentro tutti quei concetti insieme al mio staff, ed è uno staff che lavora tanto, di grande supporto, di grande sostegno, perché tutti ci tengono a far sì che il Pescara arrivi all'obiettivo. Oggi siamo ancora lontani, ma stiamo lavorando su una buona base di partenza e dobbiamo assolutamente crescere, far rientrare tutti quelli che sono fuori, metterli in condizioni fisica e soprattutto di capire quello che facciamo e spingere forte sull'acceleratore, mantenendo grande equilibrio. Insomma, oggi non era una partita da ultima spiaggia, era una partita importante, lo sapevamo, e così saranno tutte quante le altre. Noi dobbiamo guardare noi stessi, non dobbiamo guardare la classifica. Ieri sentivo che qualche mio calciatore, l'ho detto a loro, insomma, parlava della sconfitta della Reggiana. Noi dobbiamo guardare noi stessi e spingere e cercare di migliorare. Poi, una volta fatto questo, potremo anche magari dare un'occhiata agli altri risultati, ma non guardare assolutamente la classifica. Lavorare, lavorare, lavorare. Mister, sono ancora Di Marzo del centro. Io invece devo fare una domanda sulla classifica, però oggi, secondo me, è stato il giorno propizio per il Pescara, perché l'Ascoli ha perso, avete agganciato l'Ascoli in classifica, il Cosenza ha perso, avete guadagnato punti. Io non conosco neanche i risultati, perché, ripeto, non li ho visti, sì. Non li ho sentire. Il mio commento adesso è anche collegato alla domanda. La mia domanda è questa. Inizia adesso il campionato del Pescara, cioè d'ora in poi inizia la vera stagione del Pescara, secondo lei? Personalmente è iniziato con il Frosinone, e poi c'è stata la partita con il Lecce, poi c'è stata questa e poi ci sarà la prossima in casa, non so neanche contro chi giochiamo, sinceramente non lo so. Con la spalla. Quindi insomma in B le partite sono tutte difficili, non c'è partita facile, e da domani cominceremo a pensare alla spalla con grande serenità, sapendo di non aver fatto niente e cercando di buttare tutto quello che abbiamo nel campo. Assolutamente, sono d'accordo mister, l'ultima, perché la parola chiave è equilibrio, a mio avviso, e lei ci sta riuscendo alla grande. Tra l'altro, insomma, è chiaro che è antipatico magari parlare dei singoli, però Drudi è sempre più leader della difesa, esce palla al piede, accorcia, anzi fa salire anche la linea difensiva. Insomma, mi sembra che abbia trovato l'elemento giusto di dietro. Ma a me piace sottolineare chi è entrato. Chi è entrato, insomma, come dico sempre, determina, è determinante con i cinque cambi, è determinante. Mi piace pensare chi giocherà con la spalla, mi piace pensare quelli che abbiamo fuori che rientreranno. Noi dobbiamo creare un gruppo granitico, compatto, forte, e dobbiamo scavare dentro di noi e trovare le motivazioni migliori per salvare il Pescara. Questa squadra è una squadra forte, l'ho sempre detto, l'ho sempre ritenuto, e
deve lavorare, cercare di capire quello che c'è da fare e al di là di chi gioca di fare Pescara. Mister, mi interrompo un attimo solo, volevo sapere di Drudi e Balzano che cosa hanno fatto gli infortuni. Drudi crampi, Balzano ha sentito un problemino al ginocchio, insomma ci ho parlato al volo un attimo, mi ha detto mister pensavo peggio, mi sembra sia poco importante, speriamo che sia così e poi domani faremo un po' la conta insomma di quello che sarà. Certamente è stata una partita molto dispendiosa perché il Cittadella è una squadra che ci mette tanta intensità, non ti dà respiro, accorcia in avanti. E domani ragioneremo sulla partita di oggi e sugli eventuali acciaccati. Mister, una volta servito, insomma, ha dimostrato di essere anche giocatore d'area di rigore. Noi avevamo qualche perplessità, ma ha dimostrato di saperlo essere. E poi Galano, cosa deve dimostrare per poter avere ancora la sua fiducia, visto che nelle ultime due partite non ha giocato? Galano è un giocatore importantissimo. È chiaro che oggi stiamo sviluppando situazioni dove preferiamo le due punte, ma con il lavoro insomma mi piacerebbe fare anche altro e cercare di determinare in maniera diversa anche le partite da un punto di vista tattico. Tutti i giocatori sono importanti e Cristian è un calciatore fondamentale per questa squadra e lo sarà certamente da qua alla fine. Lui come tutti quelli che in questo momento stanno mordendo un po' il freno. Masso, se posso l'ultima. Sì, salve, mister. Lei mister l'altra partita ha usato una definizione molto bella, voglio una squadra di soldati. Oggi ha una squadra di soldati, la partita di oggi dimostra che è una squadra di soldati coinvolti, applicati. Ma io ho estremizzato un po' insomma la frase, questa è una squadra che ha grande responsabilità e che ha a cuore il Pescara, è una squadra che deve ritrovare, la sta ritrovando autostima, compattezza all'interno e soprattutto i ragazzi sanno che chi spinge di più, chi si applica di più gioca. In considerazione penso che questo sia la base di qualsiasi discorso insomma e quindi andiamo avanti a testa bassa verso il nostro obiettivo.